dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Questo vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui. Qualunque cosa gli chiediamo secondo la sua volontà, egli ci ascolta. E se sappiamo che ci ascolta in quello che gli chiediamo, sappiamo di avere già quello che gli abbiamo chiesto. Se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che non conduce alla morte, preghi e Dio gli darà la vita. Si intende a coloro che commettono un peccato che non conduce alla morte. C'è infatti un peccato che conduce alla morte. Per questo dico di non pregare. Ogni iniquità è peccato, ma c'è il peccato che non conduce alla morte. Sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca. Chi è nato da Dio preserva se stesso e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio, mentre tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Sappiamo anche che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato l'intelligenza per conoscere il vero Dio. E noi siamo nel vero Dio e nel Figlio suo Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Figlioli, guardatevi dai falsi dei. Siamo dato, adorato e ringraziato ogni momento. Con questo brano termina la prima lettera di San Giovanni Apostolo ed Evangelista che ci ha accompagnato durante il tempo di Pasqua per questo nuovo inizio del tempo ordinario. Sappiamo che da domani inizia il mese dedicato al Sacro Cuore, quindi le meditazioni del mese di giugno saranno popolarizzate alla contemplazione sempre nuova del mistero adorabile del Cuore Santissimo di Gesù, in cui San Giovanni stesso, attraverso tutte queste stupende pagine, ci ha introdotto, perché il mistero del Cuore di Gesù è un mistero di amore, fondamentalmente, e San Giovanni è l'apostolo dell'amore. Il titolo di questa meditazione è che chiunque è nato da Dio non pecca. Ci può sembrare strano questa frase, no? Che è una citazione testuale di quello che abbiamo ascoltato. Chi è nato da Dio, chiunque è nato da Dio, dice San Giovanni, non pecca. Chi è nato da Dio preserva se stesso e il maligno non lo tocca. Ecco, sappiamo che questo problema dell'essere toccati dal maligno è sciaguratamente per noi di stretta attualità, e in queste parole di San Giovanni c'è una grandissima verità. È chiaro che non pecca non significa non commettere nessun tipo di peccato, mai, in nessun modo. Per fare questo ci vuole un dono straordinario da parte del Signore, che in teologia si chiama essere confermati in grazia, e che è molto raro, e che prima di essere disposti a riceverlo, insomma, ci vuole di aver molto provvedito nel cammino verso la santità. Però, ecco, c'è quindi una modalità corretta di intendere questa espressione, no? Dobbiamo mettere una piccola parentesi: chiunque è nato da Dio non pecca mortalmente. Perché se uno pecca mortalmente, noi ricordiamo dal catechismo che il peccato mortale è mortale quando ricorrono tre condizioni. Primo, la materia grave, quindi si tratta di un'offesa grave fatta a Dio. Sappiamo che ordinariamente la materia grave è specificata dai 10 comandamenti, salvo, ecco, che non si tratti di una materia che non è grave in se stessa, come per esempio l'impurità, il sesto comandamento, le offese a Dio dirette, no? Il primo e il secondo comandamento, per esempio una menzogna può essere un peccato veniale quando una bugia di scusa, un peccato grave quando una calunnia è sparsa contro il prossimo, no? Ecco. Però quando uno sa che c'è una cosa grave, che
Dio non vuole che si faccia, ha questa coscienza, quindi, no? La cosiddetta piena avvertenza, vuole una maniera grande, e dice: non mi importa niente, lo faccio lo stesso. Manifesta, come dire, un tasso di disprezzo, ecco, del Signore, che fa comprendere che quell'anima ancora non vive nell'amicizia con Dio. Perché una persona che è amica di Dio, che ama Dio, se sa che una cosa Dio non la vuole, ma non la fa, d'accordo? E non la fa per due motivi. Primo, perché sa che se Dio gli dice di fare o di non fare una cosa, lo dice soltanto per il bene suo, e quindi andrebbe a fare una follia, un suicidio dell'anima contro se stesso. Sarebbe come se uno si prendesse da solo e si desse una coltellata, peggio anzi, per uccidere l'anima, peggio che uccidere il corpo, peggio del suicidio del corpo. E secondo, perché sa, ecco, che se Dio potesse piangere, lo sappiamo che Dio non può piangere, ma se Dio potesse piangere, starebbe a piangere dalla mattina alla sera, vedendo quello che si fanno i propri figli uscendo dalla sua volontà. Quindi, se una persona ancora pecca gravemente con leggerezza, San Giovanni, questo è il messaggio proprio che lascia e che vorrei tanto che tutti noi che abbiamo partecipato a questa adorazione ce lo portassimo a casa. Se una persona facilmente offende Dio, grossolanamente offende Dio, cose insomma grossolane, non fa messa la domenica, bestemmia, pecca facilmente di impurità, usa un linguaggio triviale, insomma, in maniera ordinaria, odia il prossimo, sta in stato di inimicizia, insomma, con qualcuno, urla, litiga, insomma, questi comportamenti qui, certamente si deve andare a confessare, quindi c'è un problema di tipo morale, ecco, però c'è un problema a monte. Questa persona non è nata da Dio, dice San Giovanni, non è. In altre espressioni dice: non ha conosciuto Dio. Quindi il problema non è solo morsicarsi la lingua quando si bestemmia, ecco, imporsi, cioè, no, la messa è stata, ci deve andare a forza, cioè, per carità, queste sono cose buone che il Signore gradisce quando le facciamo, no? Però il problema grosso è che tu ancora Gesù Dio non lo conosci. Perché altrimenti mai faresti una cosa di questo genere, mai, mai, poi mai, d'accordo? Ci sono le testimonianze dei santi e dei martiri, insomma, che hanno vissuto questo in grado eroico. C'era il piccolo San Domenico Savio che diceva: piuttosto che fare ad occhi aperti, sapete, no? Il peccato mortale è materia grave, piena avvertenza e deliberato consenso. Però ci sono anche, quando manca uno di questi tre, il peccato è veniale. Però, per esempio, il peccato veniale può essere volontario. Quindi quando c'è materia lieve, piena avvertenza e deliberato consenso. Quindi io so che una cosa è peccato, ma non è peccato mortale, e dico: ah vabbè, non è peccato mortale, quindi lo faccio tranquillamente. L'esempio classico che si fa sono le bugie di scusa che si dicono. Quelle sono sempre un peccato veniale, una bugia di scusa, d'accordo? Non può essere un peccato mortale, perché non fa male al prossimo, no? Però è un peccato. È veniale, quindi non ti fa perdere la grazia, ma la indebolisce la grazia, e comunque offende Dio, e comunque da quella cosa non viene, non solo non viene niente di buono, ma viene molto di male. Perché ogni volta che noi facciamo il male, ci facciamo del male a noi e facciamo del male intorno a noi. Ecco perché Dio si dispiace di quello che facciamo. Come un papà che vedesse un figlio farsi del male, d'accordo? O una mamma, peggio ancora, no? Perché Dio è padre, ma sappiamo che avviscere anche materno, no? Cioè l'amore che papà e mamma distintamente, diversamente dovrebbero rappresentare è contenuto essenzialmente in Dio, sia l'uno che l'altro, no? Quindi, attenzione, poi c'è un'altra cosa, attenzione, se chi è nato da Dio preserva se stesso e il maligno non lo tocca. Perché preserva se stesso? Perché non pecca. Non peccare vuol dire mettersi al sicuro. Allora proviamo a riflettere. Che significa questa cosa? Chi è che è toccato dal maligno? Voi sapete che c'è molta gente che ha paura, non lo so, dei malocchi, dei fatture, dei malefici. Attenzione, queste cose purtroppo esistono, d'accordo? E sono cose che si sono fatte purtroppo
da gente che è amica del nemico fanno male, però bisogna vedere a chi vanno a colpire, perché chi è più forte, Dio o il diavolo? Stanno allo stesso livello Dio e il diavolo, quindi se il diavolo ti lancia una dardo, una freccia, a te che sei amico di Dio ti può colpire quella freccia? Assolutamente no. Per cui se uno non pecca volontariamente, attenzione, no? Quindi il peccato a cui San Giovanni fa riferimento è un peccato volontario. È chiaro che noi facciamo una montagna di peccati che non sono volontari, dipendono dalle nostre passioni, dalle nostre debolezze, dalle nostre miserie, tipo quando ci scappa una piccola imprecazione, tipo quando perdiamo un po' la pazienza, tipo quando ci innervosiamo, tipo quando diamo una risposta sgarbata, inavvertitamente, perché magari una persona non opportuna, manchiamo la carità, ce ne stanno una montagna, no? E magari stiamo a pregare e ci mettiamo a pensare un'altra cosa, sono tantissime, cioè poi mano a mano che la grazia illumina i cuori, anche le confessioni diventano un pochino fatte meglio, no? Perché si vedono anche le cose più piccole. Però quando una persona non fa una cosa che sa in coscienza essere sbagliata e male agli occhi di Dio, deve stare relativamente tranquillo, perché il diavolo, ricordiamolo sempre, ricordate sempre quello che sto per dire, il diavolo ha tanto potere sulla nostra anima quanto noi gliene diamo. E quanto potere diamo al diavolo? Tanto quanto stiamo lontani dall'amicizia con Dio. Se chi è nato da Dio non pecca, e quindi essendo nato da Dio preserva se stesso e il maligno non lo tocca, chi è che tocca il maligno? Chi tocca il maligno? Chi pecca? Quindi vuol dire che ogni peccato che io faccio non è solo dare dispiacere a Dio, fare del male a me stesso sempre e fare del male fuori di me, ma è anche dare potere sulla mia anima al diavolo, che è una cosa terrificante. Il diavolo ci odia infinitamente, ci vuole soltanto che fare del male, è una creatura orrenda, brutta. Cioè quei matti che gli danno gloria e culto sono semplicemente dei fuori di testa che andrebbero compatiti con tutti gli uomini, se non fosse veramente difficile delle volte avere compassione a chi si va a consegnare, per questo è un atteggiamento da pazzi, d'accordo? Da fuori di testa. Il diavolo dà alcune ricompense immediate, vuoi soldi, il diavolo te li dà, vuoi le donne, il diavolo te li dà, vuoi il potere, quanto te ne pare, d'accordo? Ma poi chiede il conto. Il conto è una vita di inferno, il conto è la tua anima, d'accordo? Il conto è tutto quanto il male che farà attraverso di te in questa terra, e il conto sono dei beni con cui tu tornerai per tutta l'eternità. Cioè, si paga sanato, ecco, quel poco di apparente bene che il diavolo dà ai suoi amici, salatissimo. Ecco, questo dobbiamo, ecco, attenzione, cosa aggiunge San Giovanni? Noi sappiamo che siamo da Dio, ma quanti siamo da Dio? Speriamo di esserlo noi, io personalmente spero di esserlo. Io posso dire, sto davanti a Gesù Eucaristia, insomma, potrei essere fulminato da lui in persona, che per quanto mi sembra di poter capire oggi, peccati ad occhi aperti io non faccio. Purtroppo sono un grande peccatore, nel senso che sono ancora molto lontano dalla santità, ma non farei mai coscientemente, consapevolmente, a meno che non mi impazzisco, che cosa che è possibile, dobbiamo sempre pregare, una cosa che so essere formalmente contraria alla volontà di Dio. Quindi noi sappiamo che siamo da Dio, dice San Giovanni, certamente speriamo, possiamo essere sicuri al 100%, ma speriamo, mentre tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. E non dobbiamo stupirci di tanto male che vediamo in giro nel mondo, o meglio, possiamo stupirci, ma non dobbiamo meravigliarci. Perché se uno si mette sotto il potere del maligno, fa male, d'accordo? Io da sacerdote in continuazione, cioè ascolto
testimonianze dirette o riferite di vite distrutte, proprio rovinate, proprio passate di guai in guai, di situazione di morte in situazione di morte, di disastri in disastri, peccati su peccati, lacerazioni, padri contro figli, figli contro padri, mariti contro mariti, in continuazione. Qual è il minimo comune denominatore? Erano poveri figli che purtroppo hanno vissuto lontani da Dio, e se viviamo lontani da Dio, stiamo sotto il potere del maligno, questo, no, questo oggi la gente non se ne rende conto, oppure scioccamente, anche se molte volte in buona fede, pensa che il diavolo, il maligno, sia una sorta di cosa un po' pittoresca, negativo, insomma, una sorta di diversa favoletta medievale, insomma, sto diavolo con queste corna, con la coda, ecco, non ci possiamo pure fare, cioè, sì, ci stanno alcuni movi che hanno la faccetta del diavoletto con le corna arrabbiato, no? Quindi diventa quasi un gioco, non c'è niente da giocare col diavolo non si gioca. Il diavolo bisogna lasciarlo a casa sua, non bisogna parlarci, non bisogna dargli importanza e soprattutto non bisogna dargli potere nella nostra anima. Io sono un pochino preoccupato in questi giorni, preoccupato certamente sempre rimanendo nella volontà di Dio, perché so che tanti miei cari figli di Sermoneta, spero inconsapevolmente, non sono tanto vicini al Signore. E quando uno non è tanto vicino al Signore, è vulnerabile, è attaccabile. Quando uno è blindato da una vita di preghiera, di grazia, di altro, ma il diavolo non è che ce fa, ci fa il vento, ce fa. Perché il diavolo, il nostro Signore Gesù Cristo, l'ha inchiodato, appiccicato sulla sua croce, e da là non si muove. La Madonna lo tiene sotto i suoi piedi, e da là non si muove. Quindi chi è amico di Gesù e di Maria, il diavolo non deve avere paura. Ma come diceva il grande esorcista padre Amort, succede il contrario, che è il diavolo che ha paura di chi è amico di Dio. È contrario. Il problema è che bisogna essere amici di Dio. Tutto qui sta il punto. Quando siamo amici di Dio, guarda che bello l'inizio, e poi ci fermiamo a fare un po' di silenzio di questa lettera, no? Questo vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita eterna, voi credete nel nome del Figlio di Dio. La vita eterna vuol dire una gioia, una pace, una serenità immensa che comincia da qui, che ci consente veramente di affrontare e superare ogni difficoltà e ogni prova. Abbiamo anche fiducia in Lui, perché? Perché qualunque cosa noi gli chiediamo, secondo la sua volontà, attenzione a queste parole, bisogna metterci, portiamoci a casa il foglietto e mettiamoci quattro righe rosse. Qualunque cosa gli chiediamo, secondo la sua volontà, egli ci ascolta. Allora, come mai ho fatto sta preghiera e il Signore non mi ha ascoltato? Ma tu sei sicuro che questa preghiera è conforme alla sua volontà? Se noi ci avessimo un figlio, no? Ecco, che piccolo, sappiamo che l'abbiamo portato a fare la visita e che c'è il diabete infantile. Questo ragazzino gli chiede, ma mi dai un pochetto di zucchero? Per lui mi sembra una cosa buona, lo zucchero è tanto buono, ma io lo so che se lo do mi piro, ammazzo. E quindi lo zucchero non glielo do, non è che non ascolto la sua preghiera, non esaudisco la sua richiesta, perché so, lui non lo capisce perché è piccolo, ma per lui sarebbe la morte. Quindi quando Dio non ascolta qualche nostra preghiera specifica, o non l'ascolta subito, è perché quella cosa o non è conforme alla sua volontà, oppure perché non è ora di esaudirla. Ecco, però la fiducia che noi dobbiamo avere è assoluta. E sappiamo che ci ascolta è quello che, se sappiamo che ci ascolta è quello che gli chiediamo, noi sappiamo di avere già quello che gli abbiamo chiesto, purché quello che gli abbiamo chiesto sia conforme alla sua volontà. Non c'è nessun problema. Poi c'è il discorso, l'ultimo, del proprio fratello che commette un peccato. Vedete come spiega San Giovanni, no? Un peccato che non conduce alla morte, è un peccato che conduce alla morte. Cioè, quando una persona, qui chiaramente dobbiamo tenere presente, attenzione a non applicare male questi concetti, no? Voi immaginate una persona, come dire, che vive una vita cristiana intensa, cioè il contesto in cui scrive San Giovanni, noi oggi non potremmo traslare queste sue parole, no? Perché oggi c'è una fede quasi morta nella stragrande maggioranza delle persone. Quindi noi dobbiamo pregare per le persone che commettono i peccati mortali, perché si convertono, perché questi non sanno veramente quello che fanno, no? O immaginate una comunità viva di persone che
hanno vissuto la santità, d'accordo? Che un bel giorno uno si sveglia e lucidamente, sapendo, no, che sta facendo una cosa che offende Dio, perché lo sa benissimo, perché è formato, perché è santo, perché è stato, e la fa lo stesso, questo non soltanto è un peccato mortale, sappiamo dalla Chiesa che questo è quasi un peccato contro lo Spirito Santo, perché si tratta di impugnare la verità conosciuta, cioè tu non è che pecchi, tu pecchi ad occhi apertissimi se fai una cosa di questo genere, e il peccato che fai diventa molto simile a quello che ha fatto il diavolo. E dal momento che la tua volontà è tanto coinvolta, quando sei pienamente cosciente, sì, certamente possiamo compatire, possiamo pregare al Signore, ma dobbiamo essere consapevoli che questa è una vada veramente grossa, d'accordo? Che è molto difficile, come dice San Pietro anche nelle sue lettere, che quando si pecca con questa tale lucidità si possa fare un passo indietro. Questo è il senso di quello che Gesù dice, di quello che San Giovanni, scusate, dice, no? Dunque Dio ce ne scampi e liberi, insomma, da trovarci in queste situazioni, ecco. Però, ecco, noi siamo il vero Dio ed il Figlio suo, Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Figlioli, concluderà l'apostolo, guardatevi dai falsi dei, e oltre che dai falsi dei, che sono gli idoli del mondo, guardiamoci pure dal pericolo dei concorrenti di Dio, cioè dei diavoli, di quali, beh, non dobbiamo avere paura, ma che non dobbiamo neanche ignorare o sottovalutare. Procuriamo di vivere un'amicizia intensa con Gesù e con Maria, e nulla mai avremo da temere. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo Gesù, Santa Maria.